Siamo liberi da questo gioco? Direi proprio di no. Sono ancora qua, infatti. Ora, dovrei ricordarmi un attimo cosa stavo facendo. Ne ho recuperati 4, ce ne sono ancora un po' da recuperare, non so quanti. E devo completare questo tempio. Vediamo di non farci ammazzare subito adesso. Come godo da quando li posso ammazzare? Ci deve essere un'uscita. Wow, acrobazie mondiali. Mettiamoci pure giù. Come inizio non c'è male per oggi. Forse devo liberare quel ponte. Wow, ci ero quasi arrivato. Forse c'è un altro modo per arrivarci, ma no, 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 questo è il modo giusto. Mitico. Dunque, qui sotto c'è bisogno della gemma rossa. Ho la gemma rossa con me? No, non ce l'ho. Questo non si leva. Scendiamo per di qua. Ah, eccola. Perfetto, adesso dovrei arrivare là sotto però. E devo capire come arrivarci. Ancora chiuso. Si sale. Andiamo di qui. Oh. Salve di nuovo. C'è qui sotto. Ah, probabilmente devo scendere per di qua. Ho sentito uno strano rumore però. Vediamo cosa ci aspetta. Uccellaccio. No, 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 no. Wow. Salvato. E questo brevemente apre quella porta lì. O per meglio dire quel ponte. Questo stronzo ha avuto l'occasione di cagare proprio davanti al pulsante. Toh. Adesso dovrebbe essere aperto quello invece lì in fondo. Esatto. Perfetto, sto avanzando, sto avanzando. Certe volte pare funzionare il fattore che il gioco prende presenza degli oggetti che sono in viaggio da una parte all'altra del livello, invece che dello schermo. In altre non sembra. Che roba strana. Adesso si è probabilmente aperto il ponte con quell'ascensore. Perfetto, eccolo, ho visto qualcosa cadere però. Non penso che era l'ascensore. Questo infatti scende tranquillamente. Oh! Mi sembrava sistemato. Andiamo qui. Un altro ponte con un'altra stanza. Forse ci porta alla fine del livello. No, forse no. Tanto vale fare un giro. Punto pericoloso. Dove mi stai portando, dannato ascensore? Oh, mi piace questa parte. Bene.
Dove sono? Non riesco a capire dove devo andare. Oh, ok, perfetto. Forse una scorciatoia per finire proprio il livello. Mi farebbe certamente comodo. Oh. No, salta, corri. Wow. Non ho mai visto un mostro suicida. Adesso ne ho visto un secondo. Aha, ecco un altro saggio. Grazie per avermi trovato, buona idea, nonno. Ok, perfetto. Wow, ho completato tutti i templi. Magnifico. Cosa mi rimane adesso? Questo l'ho completato, questo l'ho completato, questo... Wow! Beh, mi rimangono solamente le zone glaciali e un paio di quelle pericolose delle isolette. Dirigiamoci pure alle isole glaciali, un secondo. Alle isole glaciali, vabbè, certo, come no. Alle zone glaciali. Una caverna buia, pericolosa. Chi lo diceva in Skyrim questo? Uno degli uscalli che ti seguiva, credo. Comunque. Perché cazzo ha sta musica a sto livello? Non mi sembra affatto divertente. È pieno di mostri che hanno la voglia di ammazzarmi. Oh mio Dio. Ah! Un'aquila. Epa. Oh, penso che si paralizzi solamente. Esatto. Adesso torno in piedi. Scappiamo di qua. Non si può andare di qua. Yeah. Sono tutti assetati di sangue. Sangue di Kin. Cioccolata. Quello che ci vuole con questo freddo, eh. Vabbè. A proposito, come fa Kin a girare qui dentro in... in t-shirt e jeans? Ammesso che siano jeans, no? Vabbè. Deve fare un gelo incredibile in questo posto. Ci arrivo in cima. Oh, eccomi. Vediamo cosa c'è qui. Ah, una porta da aprire. Aha. Quale colore era quella porta? Non l'ho nemmeno notato. Era gialla? Oh cacchio. Vabbè. Vediamo questa qua in fondo, magari sarà quella giusta. No, è blu. Anche perché c'è verde. Andiamo di qua. Ah, porca puttana, lasciami in pace. Non voglio la tua libertà, America. Scendi giù. Qua. Niente. Munizioni. Sempre utili. Qua. Questo è il rosso. Per esclusione, quella che ho visto prima è verde a questo punto. Oh, la chiave è gialla. Vediamo un po' se è possibile raggiungerla. No, c'è un lungo muro che mi impedisce il cammino. Come li odio. Doin, doin, bang. Oh, ecco la porta verde. Mi sono gettato un po' troppo alla cieca. Mm.
Yay! Oh, ok. Adesso c'ho la chiave gialla. Quella in fondo a tutto è blu, se non erro questa è gialla, perfetto. Porta rossa, adesso devo trovare quella rossa. Chiedo se c'è qualche segreto qua sopra. Sali! Una ciambella, ma... Beh, forse non è l'unica cosa. Sono salti un po' difficili. Ah, maledizione. No. Oh, no, è impossibile arrivarci. Eppure un modo ci deve essere, se hanno messo quei punti lì. Allora devo raggiungere la porta rossa. Proviamo per di qua. Oh, no! Che la caduta del cazzo, vabbè. Tentiamo di raggiungere di nuovo quel punto. Io c'ho il completo terrore che potrei incrociare di nuovo quella cazzo d'aquila. O qualunque rapace esso rappresenti comunque. So, sali, sali! Devo finire questo gioco! Oh, beh, c'è un ascensore. Oh! Preso al volo! Io l'avevo visto, infatti. Fermo lì, fermo lì! Oh no, c'è un altro! A terra, a terra! Grazie! Adesso sei mio! Perfetto. Non ci sono porte qui. Andiamo giù. Ping, dum, dum, ping. Ottimo. Stai congelando. Oh, fanculo. No, ho visto quel fungo. Adesso da dove devo recuperare? Da questo salto, maledizione. Devo salvare più spesso. Mi sentivo così al sicuro. Riproviamo questo salto visto che mi ci trovo. Yay! Niente. Fortunatamente non è poi così distante dal progresso che avevo fatto. Stavo cercando la porta rossa e questo è quanto. Ah già, qui c'era un ascensore. Al volo. Ah no, stavolta non mi è andata bene. Non ricordo se c'era qualche specie di trucco con questi funghi. Ah, non dovevo andare lì. Non ricordo affatto, eppure c'era. Saranno le mie memorie che sono un po' sballate. Comunque, oh, a terra, bravo. Muori. Tocca a te. Dove sei? È lì sopra. Lasciamolo scendere un attimo. Vieni qui, per favore. È un punto facile per raggiungerti. Vabbè, poco male. Muori comunque. Sono giusto io. Tutti i volatili di questo mondo creperanno. Appogate. Boom, boom, bing. Ho già abbastanza munizioni, non me ne frega di prenderne altre. Ho visto che lì c'è una stanza.
un po' difficile da raggiungere, c'è questo coglione in mezzo. Vediamo un po'. Sto dosato. Si mette pure a... a saltare a una velocità maggiore del dovuto. No, non ci arrivo. Devo per forza rischiare a utilizzare il pogo. No, non posso utilizzarlo mentre sta arrivando giù. Creperei sicuro. Wow, c'ero quasi arrivato. Ma forse posso semplicemente mettermi al bordo. Magari non mi ammazza da lì. Non mi uccidere, non mi uccidere. Perfetto. Vai. Ehi. Crepa. Con tutti questi ascensori mi viene da pensare se magari non sarebbe un bene mettere questa musichetta negli ascensori reali proprio. Sarebbe una stupidaggine enorme. No, qui ci sono già passato. Vedo il mio tracciato di ammazzati qua. Evidentemente la chiave blu si nasconde in questa stanza qui sotto. Come raggiungere quella stanza però? C'è una porta lì. Sembra aver notato una porta. E vediamo un po' se riesco a raggiungere quella stanza. Qua forse. Hop. Hop. Oh, oh, ci siamo! Ecco la porta rossa. Bene, andiamo di qua. Salta. Dobbiamo prendere la chiave blu e uscircene da questo livello di merda. Ehi, ehi, Angie, Angie. Solo fa la brava. Scendiamo giù. Aquilotto, non mi ammazzare. Lo sai che ti voglio tanto bene. Quanto ti vedo mi viene da dire America, fuck yeah. No, 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 fai bravo. Perfetto. Rimani lì, rimani lì, rimani lì. Ciao. Fanculo. Aha. Oh. Dannati funghi. Si dosano da soli, letteralmente si drogano da completamente da soli questi tizi. Oh no 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 no, io sto ben lontano da quell'uovo. Ehi saggio. Grazie per avermi trovato. Ping. 1, 2, 3. Quanti erano? 8? Me ne mancano 2 allora. Un'altra caverna, grazie. Resta lì. Lo so che sei una pietra maligna. Resta lì. Maledetto. Maledetto. Oh, è possibile anche colpirli. Magnifico. Resta lì adesso. Per sempre. Possibilmente. C'è una chiave rossa. Andiamo a trovare questa chiave rossa. Oh, dai. Ok, è buono. Oh, stiato grosso. C'è qualche segreto qui perché mi fa scendere fino a qua sotto. Ah, eccolo. Fantastico. Oh no, cazzo. Ehi, ma questo è di una crudeltà enorme. Era un segreto, maledizione. I segreti non dovrebbero ammazzarti. Fanculo. No, ci deve essere qualcosa in più. Non è possibile che era solamente una cazzo di trappola. Vieni, vieni. Su. È al volo. Deve essere qualcosa di più in quel segreto. Joe, di corsa. Ragazzi, è possibile che ci sia un singolo buco che ti ammazza e basta.
Ci deve essere qualcosa in più. Ci deve essere. C'è. E adesso? Grazie, ho capito, sai. Uno per ammazzarti, uno per conservartelo. Grazie al cazzo, ma io non mi rifaccio il livello da capo per questo. Oh, che intelligentoni. Oh, cazzo. No! Oh, ce l'ho fatta. È una pietra benigna. Ti fai i cazzi suoi tutto il giorno. Seriamente, che cazzo servono i one-up se poi posso salvare? Appunto, conviene solamente continuare il gioco una volta salvato. Che ricominci a fare il livello da capo. Magari se l'hai giusto appena iniziato è una cosa. No? Preferisco di no, grazie. Wow, sto posto è decisamente coriaceo per la salute. Ah, sono scivolato. Attenzione. Rifacciamoci questo buco. Toh. No, non c'è nulla qui. Oh, e qua? Mi sembra che abbiamo già visto che qui non c'è assolutamente nulla. Quindi tutta la sezione che ricopre questa parte di livello è completamente inutile. Wow. Dove altro dovevi andare allora? Forse c'è un'altra strada per di qua. Altre trappole. Evitate magistralmente. Non mi fido di te, gioco. Questo è un punto un po' stretto. È un punto molto stretto. Ok. Ho una chiave con me. Ah. Wow. Non c'è attualmente un posto dove si può appoggiare, quindi non lo posso ammazzare. E che cazzo ci vado là dentro allora se non c'è nulla? Ci sono delle munizioni, certo, ok, ma non mi servono. No. Cosa abbiamo qui? Ok. Faceva comodo tornare su tanto. Adesso continuiamo la nostra miseranda avventura in questa cazzo di caverna. Quanti cazzo di funghi ci sono qui? Amor di Dio, state per là, eh. Meno male che saltano solamente in su e in giù. Vorrei vedere se cominciassero a zompare ovunque. Un incubo che non ha fine. Oh, non ho quella chiave. Fanculo, scendo giù. Ok. Benissimo. Andiamo a cercarci sta chiave. Ci serve la chiave dorata. Dove la prendo la chiave dorata? Bella domanda. E qua è andata tossaccia di merda. Andiamo per di qua. Questo è l'inizio del livello. Dove si va? Oh, non me l'ho accorto. Meow.
Dovrebbe essere da qualche parte. Oh, me l'ho dimenticato di prenderla. Magnifico, voglio dire. Che chiave serviva a quella stanza di prima? Era quella rossa? Mi sembrava strano che non ho aperto nessuna porta. Oh, mi sono distratto un secondo. Aspettiamo il suo ascensore. Boing, boing, boing. Yay! Andiamo a controllare se la porta è quella giusta. Oh, questo andando a rischiare grosso, Dom, ping. Dom, dom, ping. Fughi. Quella gialla di porta. Fanculo. Non abbiamo nessuno. Ah, ed è anche l'ultima porta perché c'è un saggio lì dietro. Dove trovo la porta rossa? Perché io non ricordo di aver mai visto nessuna porta marchiata rossa qui. Yay! Dritto sopra. Proviamo a scendere qua, giusto per rinfrescarci la memoria. Ok, scendiamo per di là e cadiamo attraverso quella porta. Però ho notato che ci sta qualche piattaforma alla quale magari potrei appendermi. Proviamoci di nuovo. Per la scienza! Di qua. E poi non c'è altro. Peccato. Cerchiamo di non far durare questo play fin troppo al dovuto. Ah, eccola! La chiave gialla. Quindi in teoria sto livello è anche abbastanza corto. È solo pieno di trappoline e segretucci. Vabbè. C'è un saggio però. Questo è quello che conta. Ah! Prendo la scorciatoia. Perfetto. Ora, campo minato. Affanculo. Che incazzatura. Odio sti funghi. Ritorniamo lì. Adesso almeno so dove andare. Scendiamo di qua. Magnifico. Siamo di nuovo qua. L'amor di Dio, adesso salvo. Vedo di fare il più veloce possibile a sto punto. Oddio, si funghi di merda. Ecco la porta. Ed ecco il saggio. Meno male. Mm-hmm.
Me ne manca solo uno. No, basta caverne. Preferisco andare in una di quelle isolette difficili piuttosto che affrontare questo. Via fra le fiamme. Ci sono un paio di nemici unici in queste isolette. Adesso solo musiche drammatiche. Senti, forza, senti. Guarda lo sto stronzo. Non scende. Abbiamo qualcosa di importante lì? Non riesco a vedere molto bene. Nulla di importante. Se ne può stare lì. Oh, mica uno! Oh porca puttana, sono pure in salita, non li posso mirare. Guarda sto stronzo. Ma si vuole muovere, però. Adesso rimane lì. Ah, fatto. Quanti ce ne sono sul fuoco? Posso aprire una friggitoria qui? Le mie munizioni stanno diventando scarse. Bene. Oh, ecco il nemico unico di cui vi parlavo. Non mi sembra che sia molto docile quel mostriciattolo. Oh porca puttana. No, non lo è. Non è per niente docile. Oh, non avevo nemmeno salvato. Fanculo, va. Vabbè. Rifacciamoci sta parte. Bestemmiamo ancora un po' e rifacciamoci sta parte. Ma ci sono meravigliosamente distratto. Oh, che succede? Ma ha fatto uno strano effetto, tipo un flickerino lo schermo. Che roba. Facciamo una cosa, fermiamo la registrazione e la riprendo quando sono di nuovo in quel livello, Ci risiamo in questo livello. Stavolta facciamoci un piacere, salviamo. Madonna. Sì, meno male che ho salvato. Adesso che mi sono innervosito, che devo fare di fretta a sto livello perché devo recuperare subito tutto il progresso che ho perso. Sì, vabbè, ti sei salvato per il momento. Ah, crepa. Scendi. Tu scendi? Non vuoi scendere, statti pure là, va. Lo stronzo. È meglio così, Invece di farmi inseguire sulla salita, li affronto un po' più direttamente, li finisco prima. Niente braciole, ragazzi. Oh, carroia. Ora, non so se queste creature possono essere abbattute con la pistola, ma è anche difficile andare ad affrontare perché tirano una palla di fuoco che a breve distanza è micidiale, vi acchiappa subito. No, è invincibile. Quindi nope. Di lì non si passa. Lumache ovunque. Che ci fanno in tutta l'isola queste lumache di merda? Direi che mi aspettavo un ascensore lì.
Ma sono voluto io ad entrare in questo livello, Dannati messaggi in linguaggio galattico che non ho mai imparato da questo gioco. Proviamo. Ora dove sarà un ascensore? Per di qua? No? Sono nei punti dove meno vorresti andare a cadere proprio. Stavo andando a riprendere il salvataggio quando mi sono salvato. Da che cosa però? C'è questo coglione là sopra. Mannaggia. Niente, non crepa. Non crepa. Ti prego, ascensore, ti prego. Maledizione, perché ti sei dovuto andare così in fondo? Chi è sadico che ha voluto creare gli ascensori così brutti? Incoglioniti stronzi di ascensori di merda. Cioè deve andare proprio così in fondo dove sta sto mostro poi, no? Sto ascensore. Anche perché non so dove andare adesso. Qui ci sono già stato. Quindi dove devo andare? Devo andare più a destra magari. Ehi! Da dove spunta quell'ascensore? Dalla nuvola? Ce ne sono di diversi pure. Meno male che non c'è il danno per le cadute. Cacchio. Kin è già abbastanza vulnerabile da sé. Ci deve essere qualcosa lì nel cielo. Cosa? Gelati, ecco cosa. Non ci conto più di fare un punteggio alto a sto gioco. Ormai ho mancato un sacco di cose con le quali potevo fare punteggio. Non li sto raccogliendo. Quindi essenzialmente vediamo di andare a destra di questo livello e vedere cosa ci troviamo. Ormai nulla da qua perché non ci arrivo dall'altra parte. Devo scendere. Andiamo giù. Prendiamo questo ascensore perché quella parte del livello è impossibile da fare, che ci sta quel mostro in fondo. Penso che quel messaggio ci avverta di quello. Non sapevo cos'altro altrimenti. Peccato. Volevo fare l'eroe ma non ci sono riuscito. Sono ancora a quel salto, vero? Scendiamo giù. Andiamo di qua. Vai a te se caghi quell'acido là. Magnifico. Attimo, scendiamo. Niente, quel punto è impossibile da fare in un singolo salto. O cadi sulla lumaca o cadi sulle fiamme. Forse devo tentare di farlo molto stretto, che è già impossibile da sé. Forse senza saltare proprio. E comunque ci cado nelle fiamme. Ce l'ho fatta. Forte. Forza Kin. Fanculo. Lasciami in pace, dannato mostro. Guarda un po' se se ne va. Non se ne va. Ok, mi lascio andare. Addio mondo. Il gioco mi sta chiaramente dicendo devi crepare. Devo fare attenzione anche a quei jet. Va bene, ce l'ho fatta arrivare all'altra parte del livello. E qui ci vuole una gemma blu che non ho. È lì sotto. Non è proprio nel punto in cui il mostro è dentro quella specie di corridoio.
Guarda caso. Oh. Cioè che cazzo, come cazzo prendo quella gemma se... C'è quella roba lì. Cioè qua... Se se ne andasse almeno. Caglioni. Ecco, se mi tolgo dalla sua vista almeno mi lascia in pace. Via. Via. Sneaky sneaky. E a chiappo uno degli emettitori. Magnifico. Gio. Lasciamo che se ne vada via. Si dovrà dimenticare di me prima o poi. Wow. Mi era andata così bene quanto avevo preso prima quella roba. Io. Ci hai provato, eh. Ma io sono ancora vivo, vegeto, e fra poco me ne uscirò da questo livello. E probabilmente avrò finito il gioco, perché quello è l'ultimo saggio, a meno credo. Salti molto corti, troppo corto. Fantastico. Perfetto. L'unica pianta di fiamme che c'è là. Pianta di fiamme, sì sì. Vabbè. Giù. Ed ecco l'ultimo saggio. Sei mio! Ah, sì, me lo dice stesso lui. Sei l'ultimo. Andiamo entrambi. E il gioco è finito. Guarda cosa sta per parlare. Forse ho la batteria andata male o qualcosa del genere. No, sta funzionando. Dovrei tradurre tutto, non mi va proprio. Praticamente sta dicendo che ci sono questi alieni che hanno rubato, che all'inizio di questo gioco avevano già rubato questi saggi per metterli in vari posti del mondo, e stanno attualmente costruendo un congegno di distruzione per distruggere tutta la galassia, per ricostruirla poi, per la loro necessità. La macchina Armageddon è quasi finita. Oh no, è così grande. Sono ancora lì. Continuato. E questo era King 4. A susseguirsi che ci sta King 5. E il gioco è finito. Ci vediamo al prossimo gioco. Fino al game over.